Come fanno a ridere? Ma vai a cagare. Grande esperto, Tutto riparto. No, oh, tagli poi, non me ne frega. Ma tagli poi. Ma stiamo a fare. Come fai? Ma sì, taglia. Vediamo. È tutta una finzione, tanto sta fingendo. Qua che ci abita. Gira, gira. Finito di far rutti. Se la tengo in piedi, ma co cane. Devo veramente tenerla lontana. Stiamo ardendo più verde. Sì, ma non funziona. Yeah! Aspetta, tieni, tieni. È arrivato Reinhold Messner. Va. Ecco ragazzi, giù lì si vede la capanna, adesso dobbiamo ancora salire fino là dietro, c'è il lago. Porco cane. Ancora mezz'oretta siamo su. Yeah. Ragazzi, vabbè. Vediamo se riesco a fare il video o no, magari così riesco. Ciao ragazzi, benvenuti a Avventure di Pesca. Oggi vi ho portato il mitico lago di Alsasca. Guardate un po', adesso vi faccio vedere un po' meglio. Ecco, è arrivato mio fratello, molto fine, sta destreggiando dalla cucina, altro che bushcraft qua. Oggi niente tenda, abbiamo camminato per quasi 4 ore,
Peschiamo un paio d'ore e poi scendo. Adesso vedo che bullano, qualcosa già preso a mosca, ma dopo una gran camminata non c'ho più tanta voglia di pescare a spinning. Adesso vediamo. Vediamo, faccio vedere un po' che giro. Là c'è altra gente che sta qua a dormire. Siamo più o meno a 1800. Mamma mia, che incendio! Prenderemo una qualche piccola eredea, mi sa, ma niente di più. Ho preso solo una canna. Ecco, adesso vediamo, visto che pesci solo rottami a moschetta, vediamo il fumo. Allora, il menù di oggi, pasta col tonno, È molto complicato. molto complicato devo dire, che passo di qua, vediamo un po'. Un buon bicchiere di vino. Abbiamo constatato che a moschetta vengono solo pesci piccoli. È una merda accendere il fuoco perché è umido. Ecco, molto umido. Ma come balla il bouchon? Andiamo. Accampamento. Ah, attrezzature importanti da pesca. Canna, filo. Basta. C'ho qua niente praticamente. Due rapala, quattro moschette. Provato con le ninfe, non funziona. Poh, che fumo che fai. Non l'ho filmata, l'ho scottata. Ho buttato la pasta. La cosa più interessante di intera avventura è bushcraft. Neanche la tenda, perché abbiamo constatato che pesava troppo, era meglio camminare 3 ore a tornare. Guarda lì, Guarda, adesso perfetto. li chiudiamo. Chiudiamo e vediamo. Dov'è il bouchon? È buon, se la canna è lì è un buon segno. Il bouchon magari è andato giù, Ivan. Boh, fa niente. Guarda lì. Ecco, guarda lì, vediamo in diretta che lo fa cadere. Partiva la menona. Poi dalla nona, ecco. Ecco. Adesso vediamo un po'. Semplice canna. E via. Dopo proveremo con altri stili di pesca, eh. Che c'è il rosso? Ah, con le acciughe, sta bollendo, sembra una discoteca. Dopo proviamo spinning, non è la canna tanto ideale. Meno vedono che, portate a non lasciarle ferme le moschette. Cos'è? Un'acciuga? Sei bagnato le mani, porco zio. Caviccio. Sì, ma non è che ci vuole tanto, guarda. Così. Un bambino potrebbe anche divertirsi. Dai 3 giri. Se la lasci ferma non prendi niente, eh. Ma dopo proviamo roba più pesante. Ah, giusto. Tanto
fatto lui prima quello che non deve, però... Sì, qua siamo quasi pronti. Qua... Ogni tanto si prende anche un qualche pesce. Dove hai preso? Un cazzo, allora? Fanno buon uso. Io poro, ecco quello che qualcuno vi dice, cosa hai preso un cazzo? Dite di fate buon uso allora. Un'altra acciuga. Vado a bagnare ancora le mani. Sono già asciutto. Un'altra acciuga, bene. Perché è pieno di moschette nel orecchio? Un po' così non le rovini. È una pesca. Bene. Diciamo che se n'è andato. Adesso in diretta. Un lancio è importante. Vediamo l'esca, 5 moschette in bouchon, molto difficile. Quello là non l'ho tolto perché non c'aveva voglia. Check! È importante non lasciartele ferme. Menù. Pasta col tonno. Molto slavagliata. Vino. Che spettacolo. Spettacolo. Vediamo, ecco. Più o meno, dai. Vinello. Vinello. E via. Tempo non promette bene. Il pesce l'abbiamo preso, però si chiama tonno. Il pesce l'abbiamo preso, si chiama tonno, è vero, davvero. Adesso magari metteremo su qualcosa spinning, batteremo tutta la costa e giù in fondo là il sentiero scende e poi si torna in giù. Abbiamo ancora quasi 4 ore di cammino, più di 1000 metri di slivello, è meglio scendere giù in cascina. Salute! Salute! Ah, un po' di rosso! Cucane, ancora riempito pasta qua! Che bel tempo! Buona sta pasta! Caffè ce l'abbiamo? Sì! Allora. Buono. Il vino. Mamma mia, va il tempo. Arriva la nebbia. La nebbia, siamo con tutti. Perfetto te. Va. Dio porco, ma se può. Adesso è un po' un problema, no? E poi giù la canna qua. Acciughe ancora. Da lì dove si è piazzata quella lì. Ehi! Ma che cazzo fai? È 3000. No, perché devo fare così. Guarda i bambini che passano via. Bene. Andiamo avanti a fare il caffè. Di spini. Ragazzi, chi lo vede? Su là c'è un buco nella montagna qua. Non so se lo vedete. Tanto mio fratello si sta destreggiando nell'opera di Cafferino. Cosa ne pensi? Da giù bene il caffè. Penso che il caffè è più di merda, così non si può fare. Hai che data Casper manda il Gio, esatto. Perfetto. Caffè scendra. Il caffè scendra.
tempo sembra che sta su. Adesso ho innescato un drapalino. Lo poniamo a fuggi. E dopo magari vediamo, come ho visto quel porcino scendendo, faremo tutta la costa di là, qualche tiro a rapala, se viene qualcosa bene, se non viene almeno avete visto il posto com'è e sono tornato. E che non pensavo, c'è diversa gente, ce ne sono 1, 2, 3, 5 persone, e giù in fondo qualcuno è riuscito anche a fare il bagno. I tedeschi sono dappertutto. Calcolate che da Cevio ci vanno quasi 5 ore, adesso meno 6. E io c'ho la cascina col monte più sotto, 4 ore, 3 ore e mezza ero qua. Ma che bello caffè! Oh, che bello caffè! Fa vedere. Wow! Pronto a cagarti addosso? Bene. Dopo andiamo in giù. Il maestro al lancio. Ultimo lancio. Ultimo lancio. Quindi che roba grossa non è finita, Andiamo, siamo al cartello. Pronti per la discesa. Guarda lì che hai vista. E adesso si scende. Cosa fai, lo speologo? Mamma mia. Il quarzo. Il quarzo, devi anche portarlo in giù, Siamo in cima alle montagne, adesso si scende ragazzi, dai, facciamo così che mi vedete, anche se le mi ha un bel vedere. Adesso procederemo per la discesa e giù in fondo ci abbiamo la cascina, pescata alla grande, qualcosa è uscito, mia mamma. Dove ho pescato 3 ore, oh, c'era roba che si poteva tenere, ma che dovevo tenere tanto, meglio una bistecca stasera. Buona, procederemo ancora la discesa. Ho visto su Cevio, vedete? Cevio, Bignasco, Cavernio, qua ci abbiamo là la Vizzara e la Bavona, e giù da questa parte c'è giù la cascina, e qua c'è un bel arice un po' sarasato appena un po', che su di qua non ce n'è uno sano, non è il caso di venire su col brutto tempo. Una bestia rara, una bestia rara col cane che l'arice, e niente, adesso procederemo giù. Un bel dislivello ancora di più o meno 1000 metri e arriviamo giù. Registrare.